La certezza della pena è la priorità delle priorità. Chi delinque deve stare in galera. Sono le parole del capo della polizia Franco Gabrielli, ieri a Piacenza, ospite d'onore della Placentia Half Marathon e intervistato dal direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi. Gabrielli ha sfruttato la metafora del maltempo che ieri imperversava sulla città e sugli atleti per sottolineare che non serve allargare la legittima difesa e nonostante tutto è necessario uscire, anche nella propria vita, per non farsi vincere dalla paura. Da un lato pretendendo che chi ha la responsabilità della sicurezza, quindi le forze di polizia, l'intelligence, la magistratura, debbono lavorare instancabilmente perché la cornice di sicurezza sia garantita. Ma dall'altra parte la vera grande risposta è quella di vivere e di continuare a vivere la propria vita, perché questi criminali hanno come obiettivo quello di stravolgere la nostra vita, quello di farci vivere una condizione di paura, e credo che uscire, vivere la vita così in maniera anche in condizioni meteorologiche avverse, ma d'altronde queste sono le tipiche, come dire, giornate primaverili, possono essere positive, possono essere negative, però ecco, respirare l'aria fa sempre bene. Pragmatico anche il suo pensiero sulla sicurezza e su chi delinque. Dal mio punto di vista la priorità delle priorità è che la pena sia certa e che le persone che delinquono stiano in galera. La mia ricetta non è allargare il novero della legittima difesa e rendere i territori più sicuri. Un particolare pensiero è andato poi alle donne, per le quali la polizia ha una particolare attenzione. Nel rendere possibile che le donne si avvicinino a denunciare gli atti di violenza che le riguardano. Molto spesso c'è una difficoltà da parte delle donne a denunciare perché c'è un mal interpretato senso dell'amore, c'è una preoccupazione magari per i figli, c'è la paura di essere vittimizzate una seconda volta. Abbiamo fatto tutto? No. Il tratto di strada è ancora impegnativo, però questa è la direzione.